Ciao a tutti, anche oggi siamo pronti per la seduta del Consiglio, 22 settembre. La volta precedente avevamo chiesto che fosse rimandata la discussione riguardo la questione dell'aeroporto di Peretola. Erano 177 documenti da analizzare, ci erano stati presentati il giorno prima. Bene, siamo pronti con una nostra risoluzione. Tutti sapete bene cosa ne pensiamo della nuova pista di Peretola e dello scempio che ne deriverà. A questo punto però siamo a fare un'altra richiesta, che rispettino gli impegni che loro stessi avevano preso con la giunta precedente e con il consiglio attuale. E riguarda il dibattito pubblico, che vi ricordiamo non c'è stato, e tutte le associazioni della Piana potremmo dire questo, e per quanto riguarda alcune criticità che sono espresse anche in queste analisi tecniche. Parleremo anche, ascolteremo prima di tutto quello che è il report sulla Darsena Europa, il porto, il rendimento del porto di Livorno e su quello che saranno le versioni della visita, della spedizione che la regione della Toscana ha portato a Bruxelles. Sarà dibattuto e sarà portato all'evidenza di tutti il fatto che il sindaco di una città eletto da tutti i cittadini o dalla maggioranza dei cittadini livornesi non è stato invitato assolutamente a questo evento. E ci dovranno spiegare anche perché c'è questa continua battaglia proprio vera nei confronti della città di Livorno. Ci dovranno spiegare perché i 24 milioni che la regione deve al comune non vengono rilasciati e presto finiranno quelli che sono i contributi della cassa integrazione per i cassa integrati che a dicembre torneranno a protestare perché saranno senza soldi. E questi 24 milioni serviranno anche per pagare i dipendenti del comune di Livorno. E allora saranno anche loro sul campo di battaglia e verranno a protestare sicuramente qui in regione. Noi siamo sempre pronti per i consigli regionali, speriamo che sia pronto anche il consiglio stesso, perché fino ad ora hanno ritardato qualunque tipo di iniziativa. Rispetto alle problematiche relative alla sanità, abbiamo tre mozioni. Con una già abbiamo ottenuto il risultato di una probabile unanimità con poche modifiche e quindi forse arriveremo a discuterla al prossimo consiglio regionale, che è quella che riguarda i centri antiviolenza, che vorremmo fossero utilizzati in maniera più omogenea su tutto il territorio nazionale e con criteri e accreditamenti di valore. La seconda mozione che presentiamo è sui problemi ARPOR correlati sui luoghi di lavoro, in particolare dentro le aziende ospedaliere e universitarie e anche nelle aziende sanitarie. L'ultima è per la protezione dei nostri bambini rispetto ai giochi pubblici che ci sono nei parchi e che spesso non sono visti in maniera adeguata dalle autorità. Oggi entrerà in consiglio anche delle decisioni che sono passate dalla prima commissione, fra le quali l'approvazione del rendiconto dell'IRPET, che è un centro studi di ricerca dipendente dalla regione, e che quest'anno ha avuto un andamento piuttosto positivo, con notevoli risparmi, però quando ci sono i convegni dell'IRPET l'opposizione non viene mai convocata, e questo chiederemo questo. Poi altra questione che riguarda la montagna Pistoiese è l'accorpamento dei due comuni a Betone e Cutigliano, e coi sindaci sono tutti d'accordo, i due sindaci, però abbiamo sentito anche un comitato che vorrebbe indire un referendum per fare un accorpamento a quattro e discuteremo di questo. Chiederemo al Presidente Rossi e alla Giunta di non firmare l'autorizzazione per l'inceneritore di Scardino, perché abbiamo rilevato che manca un documento, e chiederemo l'attivazione del dibattito pubblico sul sistema portuale toscano a partire dal porto di Marina di Carrara.